Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento con il gusto. Sono come al solito qui con Renato Grasso. Ciao Ciao, buona Renato. giornata. Qua vedo già dei datteri. Ma hai visto che datteri, Sì, eh? ho già la colina in bocca. Tu Adesso. pensa che sono andato in Egitto a prenderli io? Tu? Sì, sono andato Ma a prenderli. Sì, ho veramente? detto. Sì. Vabbè. E salutiamo anche Giovanna, la Ciao, nostra ciao a sommelier. tutti, Come ciao sta? Tutto Federica, molto bene? bene. Voi? Tutto a posto. Allora, possiamo andare. Renato, partiamo subito che mi incuriosisce questa ricetta. Allora, io volevo adoperare la robiola di Alberti, è Sì. buonissima questa robiola qua, è proprio al massimo. E quindi la andiamo a mettere Buongiorno. dentro o lo sacco a posto così, no? Fai Ah, ecco. vedere. Se ci Proprio così? riesco, se ci riesco, stiamo in casa, dai, è fatta. Una. Grazie Vieni, Giovanni. Poi vieni, vieni. prendiamo i datteri, gli togliamo il nocciolo. Sì. Siamo. Sono una bontà questi datteri qua, credetemi, eh. Si vede, sono belli più, più Credetemi, polposi. sì. Sono una bontà. Bravo. Tra l'altro, io approfitterei del fatto che tu hai parlato di Alberti. Lo sai che ha fatto un nuovo prodotto? Che è questo qui, Ah, quel che è latte un lì, latte intero, sì. che è un po' una via di mezzo tra il latte intero e quello fresco, nel senso che conserva le stesse proprietà, lo stesso gusto del latte fresco, però dura più a lungo ed è una novità sempre dell'azienda Alberti. Una grande azienda, Ottimo. Alberti, eh. Assolutamente sì, sempre ottimi prodotti. Giovanna, che cosa Dimmi abbiniamo a tutto. questo piatto molto particolare, direi? Guarda, visto che è un bell'antipastino, bello fresco, bello Sì. leggero, eccetera, io ci metterei un bel fiegato che è sempre piacevole grazie alla sua sapidità e Sì. freschezza con tutti i nostri antipasti. Perfetto. Allora, diciamo che questo è un vino sempre della Piana in Gauna, Sì. caratterizzato dai suoi acini oblunghi, tutti picchiettati con le macchie che danno il nome al vino, i picatus, caratteristiche macchie nere. E diciamo ha un ottimo profumo fruttato con sentori di pesca e soprattutto di banana matura e si abbina proprio a questo antipastino con questa bella frutta che Renato è andato a prendere fino in Egitto. E poi se Quindi, vi posso rubare ancora 2 o 3 minuti vi certo. raccontavo qualcos'altro sui vini di questa bellissima azienda che è Torre Sì. Pernice. Perché abbiamo due ottimi, diciamo, passiti. Sì. Un rosa di Aleramo che è ottenuto dalle uve rossese di Campochiesa e invece poi abbiamo l'oro di Aleramo che invece è ottenuto con le uve di Pigato. In entrambi i casi facciamo invecchiare quindi le uve già in pianta con una vendemmia tardiva, Sì. dopodiché vengono appoggiate sui graticci e viene finita la lavorazione. Per modo di dire, perché poi ci sono altri passaggi molto importanti. Possiamo solo dire che dopo circa 9 mesi, così, possiamo avere questi ottimi vini da meditazione. Per quanto riguarda la rosa di Aleramo, lo possiamo abbinare anche a delle crostate, a della pasticceria secca, soprattutto a dolci a base di cioccolato. Ah, È quindi proprio la proprio, morte sì, sua. la Sì. cosa Invece, per quanto migliore. riguarda l'oro di Aleramo, lo possiamo mettere con dei formaggi stagionati oppure addirittura arborinati con qualche marmellata ad Sì, un po' hoc. particolare. Ti Esattamente. ringrazio Giovanna A perché ci voi. racconti sempre un sacco di cose Bene, ci curiose e mancherebbe. interessanti. Intanto Renato, vedo che Pronto è io? caviale. Sì, l'ho finito col caviale rossa o l'ho di lompo. E E ho adesso appena appena unto col di finale miele. miele, sei proprio. Ma questo è veramente un abbinamento curioso. Mi ispira tantissimo. Ed eccolo qua. E poi ci abbiamo messo veramente poco Eccolo qua. tempo. Sì, ci abbiamo messo veramente poco. Questo qua è un antipasto, Sì, è un giusto? antipastino, Un così. antipastino. Leggero che te lo. Anche un Eh? Sì, aperitivo. un appetizer così. Perfetto, allora lo assaggiamo subito e vi diciamo buon appetito.